Andiamo a cannone o piano? Forte! Hai detto forte? Ma sì! Wow. Non mi far chiudere la vena! Non mi far chiudere la vena! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi vedete alle mie spalle il mio 6,90 e come avete visto da titolo non sono da solo, perché sono qui insieme alla signorina che avete già visto sul mio canale, Viola. Ciao. Buongiorno, buongiorno signori. Sono un po' imbarazzata perché ci guardano, sì. E lo dico apposta ad alta voce. Visto l'incredibile successo del video che abbiamo realizzato in barca, in cui rispondiamo alle domande, ho deciso di riportare Viola sul canale e soprattutto di andare a fare un girettino insieme su 6,90. Visto che l'ultima volta che l'abbiamo fatto praticamente mi è rimasta in mano la frizione del 6,90 e si è rotta ed era il giorno del tuo compleanno di un anno fa. Qui è passato un sacco di tempo, quindi ci mettiamo i caschi in testa e ci dirigiamo. Parla un po'. Ah, bimbo, chi sta sotto non lo so. Perfetto, signori, ci siamo. Siamo in sella. Ci siamo, Violettina? Sei gasata? È da stratanto che non andiamo in moto. Quest'oggi, signori, sto portando voi e la signorina Violetta a fare un po' di curvettine. Mi aspetto di divertirmi, di fare delle belle curve. Ho fatto una focaccia buonissima e sono molto felice di poterla mangiare questa sera. Che buone le focacce, raga, che buone. Hai bevuto la Coca-Cola? Sì, anche stamattina. Diciamo che Viola, quando ha degli eccessi di zuccheri, è molto riconoscibile. Sì, si capisce facilmente se la si conosce bene. Ma ti sei vestita sexy per l'occasione? No. Fai vedere il tuo outfit. Allora, ho messo queste scarpe, pantaloni neri, poi giacca verde così un po' olografica, no? Vedete che è luccicosa. 5 minutes later. Siamo già arrivati perché Viola abita molto vicino alla location interessata, per cui adesso iniziamo con il giro. Ma è una persona questa qua con la testa fuori, come un cane? Ma che cazzo? Cosa sta facendo? Credevo fosse un cane, era un bambino. Andiamo a cannone o piano? Forte! Hai detto forte? Sì! Ma era da tanto che non si scannava col cappino, eh? Era da tanto sia per Diano sia per Violettina. È un Gardaland. Mi viene da sorridere, però male gli zigomi. Curvettina a sinistra. Si scala la marcia. Giù col corpo. Si va forte? Madonna, che sound! Il video con Viola, ragazzi, vi è piaciuto un botto. Soprattutto poi tutti hanno criticato una certa censura che c'è stata alla fine, ma che era necessaria. Il video ve lo lascio nella in alto a destra se ve lo siete perso. Se si scanna, cos'è che devo fare? Tap tap. Ok. Quello lì è il segnale che vuol dire Viola, si scanna. Madonna, ogni tanto fa di quegli scoppietti in cambiata col cambio elettronico che sono terribili. Ecco, le curve così mi fanno paura che ci siano le auto. Oh, guarda, c'è il tipo col parapendio. Anche là. Tornantino. Siamo arrivati alla prima tappa, vuoi fermarti per un caffè o no? No. Va bene. C'è il parco avventura. Vuoi farlo? Sì, dai. Indovina la canzone, ok? Ah, 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 ah. È palesemente Jingle Bell. Sì! Scusate, sapete dov'è il parco avventura? Grazie. Parco avventura. Ho fatto il vaccino. No, che stronzo. Sono un po' sudato, sai. Si vede, eh? O no? Sì. Andiamo a farlo enduro, quello che piace a noi. Aspetta che sposto i sassi perché sono pericolosi. Per pochissimi e anche molto saggi, oserei dire. Allora, Viola mi ha comprato. Sono amaramente pentito di aver iniziato questa cosa perché arderemo un sacco sulla tabella di marcia. Verrà piovere e noi siamo in giro in moto. Imbragata? Dai, vai, vai. Allora, la nostra esperienza è terminata, è stata divertente, ma adesso parte di nuovo l'esperienza del giretto in moto, per cui caschi in testa e gas e gas e gas gas come gas come così. Devo far benza, tra l'altro. Ma basta per arrivare su. Boh. Come boh. Ok, signori, parentesi parco avventure e soprattutto parentesi benzina a parte. Adesso ci dirigiamo verso la seconda tappa e poi voliamo diretti a casa, perché mi sa che qua viene giù a piovere e non passerà molto tempo prima che accada. Hanno appena riasfaltato, no. Ma chi è che ha fatto quest'opera geniale? Ma la domanda è: dove sarà il benzinaio? Ma non c'è qua il benzinaio, Edo. Bisognerà scendere. Che pompa è? Funebre. Ok,
Ok, abbiamo ritornato a sentirci. Ora potrei sentire le cagate che dico. Ma che paura con l'asfalto così, Edo. Eh sì, è veramente brutto. Ridiamoci su, ma sì. Apposta. No, no, non l'ho fatto apposta, Va bene, andiamo a scannare. Adesso la corsa inizia a diventare la corsa contro la pioggia. Corsa contro il tempo e la pioggia. Oppure tempo meteorologico. Anche perché, ti ricordo, signorina Viola, che noi che siamo degli youtuber abbiamo bisogno di fare le miniature. Quindi dovremo fare una bella miniatura. Mamma, quanto ne ha sta moto? Cioè, l'illimitatore non ce l'ha praticamente. Fantastico. Siamo a Brodelli. No, li andate insieme. Come sempre, d'altronde, perché parliamo, pensiamo e diciamo le stesse cose. Se questo K avesse quattro marce non mi darebbe fastidio. La sesta non la metto mai, la quinta la metto poco. Frenata forte, tornante. Oh. Un appello a tutti i comuni per sistemare le strade, perché non si può fare così. Curva sinistra, forte? No, ci no. Frena forte? No. Abbiamo il nostro bro dietro. Ciao bro! No, no! Non mi far chiudere la vena! Non mi far chiudere la vena, bro! Due pazzoidi! Siamo arrivati, amo! Scusami. Siamo ufficialmente arrivati, cosa stai facendo? Perché c'ho tutti i nodi. Ti è piaciuto? Sì, però le strade vanno rifatte, perché non si può andare così in moto, è pericolosissimo. Brava. 2 hours later. Ah, ma cioè, i nostri bro non è che erano lì per il paesaggio, erano lì per vedere l'antenna enorme. Porco duro. Edoardo, guarda l'antenna, è grande, eh? Va bene, siamo di ritorno, signori apostoli. Io ho un po' famina, Edo. Mangiamo la mia focaccia, Edo. Va bene, mangiamo la tua focaccia. Guarda come mi stringono. Il problema è che quando lei mi stringe in un punto preciso, raga, che ve lo giuro che tipo mi esce tutta l'aria. Tra l'altro, signori, non scordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e soprattutto di seguirmi sul mio profilo di Instagram, @diano, lo vedete qua sotto, perché a partire da oggi, ogni martedì, ogni sabato, ritorneranno i video regolarmente, e perché, raga, sto per registrare veramente dei video malati, stupidi e veramente divertenti, per cui sarebbe veramente un'occasione persa non iniziare a seguirmi in questo momento. Edo, Dio è con noi! Eh? Dio è con noi! E con il tuo spirito! No, no, è lì, è lì! Scappa a pipì? Devi fare la pipì? Devi fare la cacca? No. Non avresti dovuto rispondere così. Perché? Perché le donne non la fanno la cacca. Va bene che si vedono. Ma vieni qua. Non vuoi far vedere i pantaloncini fluo? Metterò questa parte apposta per far vedere che c'hai i pantaloncini fluo che ti ha pressato il dedo. Quindi ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. In tal caso vi invitiamo a lasciare tanti bei mi piace. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video come questo. Noi ci rivediamo in un prossimo video e... Adios. Yeah.